Presentato stamani il cammino sulla Magna Via Francigena di Sicilia per sensibilizzare le persone alle malattie dell'Alzheimer e del Parkinson, organizzato dall'Associazione Familiare Alzheimer di Caltanissetta, rientra nel progetto internazionale iniziato alcuni anni fa e che si articolerà in 183 km in diverse tappe, con partenza da Palermo il 21 giugno e arriva ad Agrigento il 29. Il gruppo è formato da malati di Parkinson, da tanti familiari a seguito, provenienti da diversi paesi stranieri. La tappa finale presso il Tempio di Asceplio, che ha rappresentato sin dall'antichità il simbolo della medicina. A fare gli onori di casa, la dottoressa Angela Parisi dell'Associazione Alzheimer di Agrigento. Noi avremo oggi il 29 e il 30 giugno, come Associazione Alzheimer di Agrigento, solo il compito dell'accoglienza di questo cammino che viene fatto per sensibilizzare sulle problematiche di Alzheimer e Parkinson, e sarà, la conclusione verrà fatta al Tempio di Asclepio nella Valle dei Templi, con la partecipazione di persone che hanno appunto la sensibilità verso queste problematiche. Il percorso lungo la Via Francigena coinvolgerà una serie di pellegrini che vengono da tutto il mondo, ma proprio perché queste problematiche sono di dominio comune, tutti dobbiamo collaborare perché si possa trovare e sconfiggere questo tipo di malattia. Ancora non ci sono cure definitive, quindi questo è l'impegno che tutti noi dobbiamo prendere, di trovare soluzioni per poter far sì che questi malati e questi familiari abbiano il giusto sollievo che meritano. La nostra associazione ormai da 10 anni nel nostro territorio si occupa di fare sensibilizzazione e informazione. Con questo evento tendiamo a fare proprio questo tipo di, di diffondere una cultura su ciò che riguarda l'Alzheimer, perché è una malattia che è ancora poco conosciuta e che purtroppo coinvolge moltissime famiglie. E questa è una situazione che la sanità deve attenzionare, è importante perché si parla poco dell'Alzheimer, si parla poco del Parkinson e devo dire che a livello sanitario si deve fare ancora tantissimo. C'è un decreto in approvazione e aspettiamo con ansia che questo avvenga, perché ripeto, le famiglie hanno veramente bisogno d'aiuto, tantissime sono le spese di cui si fanno carico, sono importanti le strutture che devono essere potenziate a livello di centro di diagnosi e non solo, ma anche a livello di centri diurni. I centri diurni sono quei centri che aiutano le persone nella prima fase della malattia. This is important for me because Ha cominciato il suo progetto a inizio nel 2005 e ha voluto concluderlo qua ad Agrigento perché c'è il Tempio di Sculapio che è, diciamo, l'ideatore della medicina, da dove nasce tutto. È molto importante perché lui ha molte persone che hanno il morbo di Parkinson nel suo team, ed è molto importante perché le persone che soffrono di Parkinson hanno molti problemi già per deambulare soltanto a casa, quindi il fatto di dover percorrere più di 100 km con questa iniziativa e gli dà un senso di completezza e di aver fatto qualcosa che normalmente si crederebbero non sono in grado di fare.